Ciao, in questa lezione inizieremo a combinare insieme i ritmi pop rock che abbiamo studiato precedentemente. Inizieremo col suonare una misura utilizzando il groove numero 1 ed una misura utilizzando il groove numero 2. Otterremo così un groove unico, quindi un ritmo unico, che si conclude appunto in due misure. Cosa che succede spesso nelle canzoni. Naturalmente dovremo essere in grado di suonare questa combinazione utilizzando tutte le varianti sul Charleston, quindi gli ottavi dritti, l'accento sul primo ottavo, l'accento sul secondo ottavo e gli stessi sistemi lasciando il Charleston un po' aperto. Andiamo a vedere di che si tratta. Spero che anche questa lezione ti sia stata utile. Ci vediamo nella prossima lezione ed inizieremo a combinare insieme il groove 1 ed il groove 3. Se non l'hai ancora fatto, ti invito ad iscriverti al mio canale e seguirmi durante il mio videocorso. A presto e buono studio. Ciao!